Buongiorno, buongiorno a tutti. Ingegner Zigon, grazie di cuore per l'invito. Un saluto alle autorità e una richiesta di scuse sincera alle dipendenti e ai dipendenti costretti ad essere qui di sabato mattina. Vorrei scusarmi con voi e dirvi però quanto sia carico di orgoglio il saluto che il governo vi porta oggi. De Luca ha fatto una domanda forse retorica, forse no. Quanti in Italia, nel senso comune, immaginano che questo luogo presenti eccellenze così significative? Posso rispondere da non indigeno, da non locale, da non autoctono. Pochi, Enzo. Pochi, perché nel racconto, quello che tu definisci di senso comune, che è stato fatto per troppo tempo, tutto ciò che è qualità, eccellenza, innovazione nel Mezzogiorno è stato scientificamente mascherato e cancellato, financo nascosto. Nascosto da una mancanza di attenzione, probabilmente, da parte della politica nazionale. È giusto che chi oggi rappresenta la politica nazionale si faccia carico della sua quota parte di responsabilità. Ma nascosto anche dalla incapacità di riuscire a mostrare realtà concrete, forti e autorevoli, perché tutto era, e talvolta è, sommerso dagli aspetti negativi, che pure ci sono stati, ci sono e andranno eliminati. Parto di qui, prima di entrare a ragionare e a riflettere con voi di Getra. Questa mattina io sono arrivato un po' prima del programma previsto e con il Presidente della Regione siamo entrati nel comune di Giuliano, no, Villa Literno, cos'è? Villa Literno, non Giuliano. Passando nell'area di Taverna del Re, nell'area dove ci sono le ecoballe, nel cuore della terra dei fuochi. In questo giorno, che è un giorno bello per noi, per essere qui a Getra e per altre iniziative che stiamo facendo, abbiamo voluto iniziare dalla terra dei fuochi, perché noi non ci nascondiamo le difficoltà che ci sono state e che vogliamo estirpare, con le buone o con le cattive maniere. Io sono quello delle buone, De Luca delle cattive, la divisione è 50%. Siamo entrati e c'erano delle ruspe che stanno prendendo le ecoballe, ce ne sono 1 milione di ecoballe da prendere, da togliere, e che stanno mettendole su dei camion e che nell'arco dei prossimi 18 mesi toglieranno un terzo delle ecoballe, destinandole innanzitutto ad altre fuori regione. Accanto a questo un terzo sarà smaltito attraverso un accordo importante con le cementerie e un terzo sarà, attraverso una tecnica di altissima tecnologia, portato a recupero. In soldoni siamo partiti dalla terra dei fuochi per dire che noi crediamo nel territorio della provincia di Caserta, crediamo nella Campania come il luogo che non sia più chiamato da nessuna parte al mondo terra dei fuochi. Noi vogliamo cancellare questo scandalo, questa vergogna. È vero che l'hanno fatta altri. Nella vita capita di doversi assumere responsabilità per colpa di altri. Noi siamo quelli che cancelleremo definitivamente la terra dei fuochi perché restituiremo alla provincia di Caserta e alla Campania la bellezza di questo luogo e lo faremo costi quel che costi e l'operazione è già iniziata. Non cancelliamo i problemi, li affrontiamo e cerchiamo di risolverli. Accanto a questo però dobbiamo avere consapevolezza che c'è bisogno di restituire questo territorio agli investimenti internazionali. E quindi siamo andati in una grande azienda internazionale, a qualche chilometro da qui. Siamo andati nel quartier generale di Coca-Cola, brand mondiale, che però Marcianise ha inventato la Fanta, sta cosa non la sapevo e ci sono rimasto molto colpito. E siamo andati per dire che si può
da questo territorio accogliere le grandi aziende internazionali che ci credono, che investono, che fanno nuove assunzioni, che inaugurano impianti di cogenerazione. La Coca-Cola oggi ha presentato questo. Sì, pensi, ho capito, ci hai raccontato della terra dei fuochi, ci hai detto che hai fatto la Coca-Cola, però noi vorremmo capire cosa pensi di Getra. Perché la metti alla fine? La metto alla fine perché penso, caro ingegnere e cari tutti, che la vostra azienda sia un punto di riferimento di quello che dovrà essere l'Italia dei prossimi anni. Di quello che dovrà essere il Mezzogiorno? No, di quello che dovrà essere l'Italia, non soltanto il Mezzogiorno. Cerco di essere molto sintetico. L'innovazione sta cambiando il mondo. È inutile che certi nostalgici si aggrappino alla convinzione assurda che fuori di qui non cambia niente. Sta cambiando tutto. Noi abbiamo vissuto la stagione di Internet e abbiamo pensato che Internet sarebbe stato il fenomeno di cambiamento più grande e più profondo. Lo è stato per noi nel giro di una generazione, di 20 anni. Le barriere si sono abbattute, l'interconnessione ha creato un mondo diverso. Persino i business più grandi, i social network, nascono dall'esigenza di creare e costruire comunità. Bene, il mondo di Internet ha cambiato moltissimo. La globalizzazione ha aperto nuovi scenari, ma quello che sta per avvenire è ancora più importante, quello che già sta avvenendo. Nel mondo che noi abiteremo, che i nostri figli abiteranno, che i nostri nipoti abiteranno, sempre di più la competizione globale sarà legata al rapporto tra città, centri di ricerca, università, luoghi di innovazione, aziende capaci di rinnovarsi e di immaginare il futuro. Oggi l'ingegner Zigon mi ha presentato tra i tanti lavoratori e lavoratrici una persona che è stata assunta qui da suo nonno. Ho visto l'orgoglio negli occhi del vostro presidente e l'orgoglio negli occhi del lavoratore. Perché quando le aziende sono così, c'è un elemento umano, l'elemento del capitale umano, che è l'elemento principale. C'è l'idea di appartenere a una storia bella che ti fa venire i brividi, che ti rende orgoglioso. Ma questa grande gioia, questo elemento di soddisfazione, questa bellezza dei rapporti, non chiude le dinamiche relazionali in una sorta di piccolo mondo antico, spalanca all'apertura al mondo. Getra sta investendo sul futuro perché c'è un ecosistema importante in questo territorio, che è quello legato ad esempio all'università. Il rettore è anche il presidente della conferenza dei rettori, con lui stiamo discutendo di come modificare e reimpostare le università, perché c'è un ambiente vivo di intelligenze, di capitale umano, e il presidente De Luca vi ha aggiunto accanto a questo l'attenzione alla concretezza di tutti i giorni, il decoro dei luoghi dove si lavora con la straordinaria forza del talento, dell'ingegno e dell'innovazione, la voglia di essere internazionali. Abbiamo detto della Coca-Cola che viene qua, sì, e noi andiamo a vendere nel mondo. Masdar City è un progetto straordinario. Io sono davvero ammirato dal fatto che siete l'unica realtà italiana che è stata coinvolta in questo progetto, il primo progetto a zero, diciamo, carbon free, che viene studiato dagli Emirati Arabi Uniti a qualche chilometro da Abu Dhabi. Sono ammirato dalla vostra capacità di essere competitivi nel mondo e sono molto incuriosito dal desiderio che voi avete espresso di lavorare con le realtà territoriali. So che avete parlato con Capri, so che avete parlato con Ercolano, per progetti di smart cities, perché la tecnologia che sta arrivando, la manifattura 4.0, la rete la Gigabit Society, stanno creando delle occasioni spaventosamente belle, anche però difficili. E allora Getra è il simbolo di quello che dovrà essere l'Italia, perché l'Italia è a un bivio. O sceglie la strada dell'innovazione, che tenga in piedi i nostri valori, che tenga in piedi la nostra umanità, che tenga in piedi quello sguardo tra il presidente e il lavoratore che ho visto entrando, ma con la voglia di innovare, o l'Italia non starà dalla parte dei vincenti nei prossimi anni. E io voglio che nel mondo che cambia l'Italia torni ad essere dalla parte dei vincenti. Noi in questi primi 2 anni di governo ci siamo occupati moltissimo di 2 cose, di fare un pacchetto di riforme in Italia e di recuperare credibilità
all'estero. Sono due principi importanti, perché se fai le riforme in Italia hai la possibilità di recuperare credibilità all'estero. Se recuperi credibilità all'estero sei nelle condizioni di dare segnali di fiducia all'economia e quindi di agevolare il cammino delle riforme. Queste riforme però, lo dico io per primo, sono soltanto il primo tempo. Aver attuato un pacchetto di riforme che porta il 16 giugno le aziende a pagare meno IRAP, grazie all'operazione IRAP costo del lavoro, prossimo 16 giugno, e non vale solo per le aziende perché chi di voi ha una casa di proprietà il 16 giugno non paga più l'IMU e la TASI, e porta ad avere delle attenzioni per il ceto medio, perché altrimenti il ceto medio è quello perdente, continuano a fare le polemiche sugli 80 euro. Per chi prende un fracco di soldi è chiaramente una mancia elettorale, ma per chi guadagna 1000 euro, tra averli e non averli è una bella differenza. Le operazioni che abbiamo fatto sulla legge elettorale, sulla riforma costituzionale, sono tutte importantissime. Dalla riforma costituzionale dipende se il Paese sarà governabile o sarà come adesso un Paese in cui bisogna fare gli accordi, le alleanze, le ammucchiate, gli inciuci. Ma una volta che queste riforme entrano finalmente a regime, una volta che il referendum avrà spazzato via ogni dubbio sulla ingovernabilità dell'Italia, agli occhi interni e agli occhi esterni, il vero punto, la vera scommessa sta esattamente in questo: avere aziende che siano capaci di creare posti di lavoro innovando, ma stando in un ecosistema vivo, vitale, che sia capace di aggredire il futuro, non stare a aspettarlo, di andare a creare opportunità e non soltanto a lamentarsi, ad avere un mezzogiorno che torni a essere quello che è stato per lunghi decenni il punto di riferimento più avanzato. Prima che ci fosse l'Unità d'Italia, il Mezzogiorno era il luogo più avanzato d'Italia. Non voglio aprire dibattiti storici. Voglio soltanto prendere atto che qua c'è talento, ingegno, capitale e ci sono persone che ci credono. E allora chiudo su questo. Noi ci stiamo, caro Presidente. Noi ci siamo con tutta la nostra determinazione, con la voglia finalmente di fare le cose, di realizzare dei risultati. Con lo stesso entusiasmo con cui aggrediamo un'ecoballa e liberiamo un territorio, mettiamo il nostro impegno, direi da sindaci o da ex sindaci, nel cercare di rendere questo territorio e in generale il territorio italiano un territorio attrattivo, intrigante, bello, dove la gente possa avere passione. Ma c'è bisogno che ci stiamo tutti. C'è bisogno che ci credano le lavoratrici e i lavoratori. Chi si è laureato in ingegneria e ha trovato un posto di lavoro qui, chi operaio lavora concretamente per tutti i giorni, sentendo l'orgoglio di mettere il proprio tassello in un'impresa che fa parlare di sé in tutto il mondo, abbiamo detto i paesi, e poi ci sarà il Sud America, e poi il Sud-Est asiatico. Ma c'è bisogno che ci sia il gruppo dirigente che sappia, che sia consapevole, che nessun sogno è troppo grande per il nostro paese. Mentre lei parlava, mi segnavo una serie di cose e ho scoperto una cosa banale, piccola, chiudo su questa. Ho chiesto se si dice Zigon o Zigon, e lui metto Zigon, però a Napoli si dice Zigon. Ed è una cosa fantastica perché è dal senso del... Io la chiamerò Zigon perché... Non... Ma mentre scrivevo alcune cose, il testo dell'intervento, che poi non ho andato a braccio, ma ho visto che sul telefonino Zigon diventa sogno col T9. Ora, in alcuni momenti il T9 combina degli scherzetti che eviterei di citare qui in pubblico. Ma a me è piaciuta sta cosa, perché non avendo memorizzato il suo nome, quando ho scritto Zigon mi ha cancellato e mi ha messo sogno. È naturalmente una piccola cosa, un piccolo simbolo. Vorrei però augurarlo alla famiglia proprietaria di questa azienda e a tutti e a tutti voi. C'è un clima talvolta in cui si vive soltanto di rassegnazione, di stanchezza, di lamentele. E poi c'è gente che, con tutti i propri difetti, si tira sulle maniche della camicia e ci prova. E quando gli dicono questa cosa è impossibile, prova a dimostrare concretamente che non è così. Ci dicevano che sarebbe stato impossibile cambiare le cose in Italia. Stiamo dimostrando che non è così. Forse vi dicevano che sarebbe stato impossibile creare uno stabilimento di questo genere, con questi luoghi di innovazione
a Marcianise. State dimostrando che non è così. E allora da Marcianise, dalla provincia di Caserta, dalla terra che si appresta a essere la ex terra dei fuochi, qualcuno dice che deve diventare terra dei fiori, qualcuno terra dei cuochi. Io dico terra bella, come sempre è stata Caserta nella sua storia, libera da chi prova a portarci illegalità e schifezze in tutti i sensi, io voglio che arrivi un messaggio all'Italia. L'Italia nel tempo che verrà potrà essere protagonista se la smette di piangersi addosso e se prova concretamente a cambiare le cose. Altro che panzane, altro che invenzioni come invenzioni strampalate di chi propone diamo a tutti dei soldi anche se non lavorano, diamo a tutti un lavoro, diamo a tutti un'opportunità, diamo a tutti il sogno di provare a cambiare concretamente le cose. Viva la Getra, viva la provincia di Caserta, viva l'Italia. Presidente, Presidente non se ne vada, Presidente non se ne vada. Una piccola sorpresa per lei, siamo sul palco il Presidente. Ringraziamo della sua presenza qui oggi, è un logo stilizzato e c'è dietro una frase, trasformiamo energia per l'Italia che cambia, e questo è il nostro augurio. Grazie, grazie mille, grazie davvero, grazie.